Muoviti, chiama qualcuno, presto! Chi è? Ma chi è lei? Che cosa vuole? Wiley. Ma si può sapere come ha fatto ad entrare? Vieni con me. Wiley, ma... significa? Già, che cosa significa? Devo fare la valigia? Basta che ti metti i pantaloni. Perché? Sta piovendo? Wiley, si può sapere chi è questa? Non ne ho la più pallida idea. Ma come sarebbe? Vuoi dire che non la conosci? Ti conosco sì o no? No. No. Allora perché stai facendo quello che ti dice lei? Perché mi ha convinto. Wiley, ti aspetto, ritorni dopo. Ah, ora glielo chiedo. No. Dice di no. Addio, Muriel. Brutta! Wiley! Non fare l'isterica. Lo sai che non lo sopporto. Wiley! Omne animal post coitum triste. Come? Ho detto, dopo l'amore, tutti gli animali sono tristi. Posso domandarti dove stiamo andando? Non mi piacciono gli uomini che parlano troppo. Come ti chiamano gli intimi? Mi chiamo Carol Lancaster. Carol Lancaster. Resta il mistero, ma si apre uno spiraglio.
Andiamo per vicoli. È lo stesso se resto qui e t'aspetto? Togliti i vestiti. Anche le scarpe. Sarò un tipo strano, ma preferisco tenerle. Ah, tutta roba della mia misura. Ho un certo occhio per queste cose. Scommetto che mi fidavi già da un po', Carol Lancaster. Mm? Porto soltanto quello che si vede addosso. Però, in certi specchi si nota ancora che una volta ero sconvolgentemente bello. Giù i pantaloni. Tieni, copriti con questo. E adesso la doccia. Te ne vai. Siediti. Siamo soli? Solissimi. Credevo ti piacessero gli imprevisti. È vero, basta che corrispondano alle mie previsioni. Ma che... Tieni gli occhi chiusi. Ci sono. C'è un buco nel muro e qualche guardone ci spia, è così. Non parlare, ti sciupi le labbra. A pensarci meglio. Forse non c'è nessuno che ci sta guardando. C'è nascosta una cinepresa e giriamo un carosello per la TV. Ora comincio a capire che tu possa essere stato il principe azzurro di qualcuno, tanto tempo fa. E questa storia del principe azzurro da dove viene? Tua zia ne parla molto spesso. Tutti i lunedì viene a sedersi su questa poltrona. Sono la sua estetista. E l'argomento che preferisce più di qualsiasi altro al mondo sei tu, Wiley, il suo principe azzurro. Ti rivuole tra le sue braccia. E tu stai facendo tutto questo per mia zia? Beh, ho pensato che quando ti rivedrà sarebbe bene che tu somigliassi un po' al principe azzurro che lei ricorda con tanta passione. Allora...
Allora in tutta questa messa in scena non c'è niente di erotico sotto. Questo non l'ho detto. Ma fondamentalmente è una cosa seria. Esatto. E io che pensavo di essere capitato fra le grinfie di una ninfomane. Tua zia sta morendo, Wiley. Anzi, oggi per poco non ha lasciato la pelle su questa poltrona. Per questo sono corsa a cercarti. Non abbiamo tempo. È malata di cuore? Enfisema. È una malattia dei polmoni? Mm-hmm. Due terzi dei suoi polmoni sono andati. Oh, Dio. È ridotta a passare le giornate su una sedia a rotelle e la notte sotto una tenda a ossigeno. È sufficiente ad ucciderla, una persona come zia Danny? No, non basta. Lo sai che ha intenzione di fare con i suoi soldi quando muore? Beneficenza? Sì, se tu non torni da lei e ci resti. Nel qual caso? Ti lascerà il suo patrimonio. Il che in fondo sarebbe giusto se ci pensi bene. Tuo padre avrebbe dovuto lasciare i soldi a te invece che a lei, no? Perché? Non ero mica io la sua amante. Comunque, ora lei vuole lasciarteli. Te lo ha detto quando ti ha incaricato di cercarmi? No, no, è stata una mia idea. Tutta questa faccenda è una mia idea. Come hai fatto a trovarmi, Carol? Ho degli amici nella malavita. Credevo lo avessi chiesto al mio fratellino, a Luke. Tu hai un fratello? Non ti parla mai di Luke? No, mai. E tu cosa speri di guadagnarci? Voglio la metà. La metà della mia eredità? Beh, me la merito, no? Come sarebbe? Sì, ci avrei perso un po' di tempo e magari anche un po' di grana. Ma se io torno a casa, la tua parte è finita. Sono io che dopo devo vivere con lei finché non tira le cuoie. Non ci vorrà molto. Chi può dire quanto tempo ci vuole? Tu puoi. Una volta firmato e registrato il Nuovo Testamento, la morte potrebbe arrivare entro pochi giorni, ore o minuti. Tu direi quando. E io lo farò. Mi spetta la metà. È proprio necessario ucciderla. C'è sempre l'enfisema che lavora per noi. Non ci si può fidare delle cause naturali. Ti rendi conto che dovrei andare alla polizia? A dire che cosa? Che tu vuoi ammazzare una ricca vedova su una sedia a rotelle. E sotto una tenda a ossigeno. Vieni qui, caro. Oppure aspetta che io l'abbia uccisa e poi vai alla polizia. Così non dovrai dividere la tua eredità con me. Qui da Belmondo non ci sono gatti. Allora sarà entrato dal vicolo. Ho sentito uno strano rantolo. Può essere stata una qualsiasi vibrazione. Era un gatto. Lo senti? Si chiama ailurofobia. La paura dei gatti. Sì. Ailurofobia. Una volta ero sdraiato nel mio lettino. Come adesso. Ma ero molto piccolo. Specie di rantolo. E capii che era il gatto. Capii che il gatto era in camera. Non lo facevano mai entrare nella mia camera.
La Baglia aveva da fare col nuovo fratellino. Tutti gli altri erano di sotto, nella stanza della mamma. Mio padre, zia Danny, il dottore. Tutti giù in quella camera. La mamma stava morendo. E lui era venuto di nascosto lassù, perché nessuno gliel'aveva impedito. Era entrato nella stanza dei giochi per mangiarmi. Io sentì quel rantolo. Saltò sul mio lettino. Mi camminò sulle gambe, sullo stomaco. Poi sul petto. Con la bocca aperta. Era come se volesse succhiare tutto il mio respiro. E poi mi mise la sua bocca sopra la mia bocca. Non è un po' troppo presto per andare a far visita a una moribonda? Io devo tornare da Belmondo prima dell'una. Non ci puoi più tornare. Come spiegherai la presenza del gatto arrosto nello scaldaferri? È scappato. E ho messo tutto a posto mentre tu ti vestivi. Accetta il mio consiglio, ti troverai bene. La cosa migliore è quella di andarcene a letto e restarci fino a stasera. Prima lei ti vedrà e prima farà il Nuovo Testamento. È questo il nostro scopo, no? E poi io faccio l'amore soltanto di notte. Come i vampiri. A casa dal lavoro. Alle 7, perché? Dammi la chiave. Voglio essere lì a riceverti come si deve. 21 Greenwich Street, ultimo piano. Lascerò la porta aperta. Ok. Non hai mica per caso un po' di spiccioli da darmi, Luke? Entra, Wiley. Ah, Wiley, sei veramente tu?
Perché tanto sorpreso di vedermi? Non mi rivolgo sempre a te nei momenti di bisogno? Mai di persona. A proposito, non avrai fatto vedere alla zia le mie lettere? Oh, certo che no. Perché? Avrebbe saputo dove scovarmi e mandarmi a chiamare. Ti ha mandato a chiamare lei? Look, tu metti sempre troppo burro sul pane. Non mi dire che sei tornato qui dopo tutti questi anni per aiutarmi. Aiutarti a far che? A liberarmi della zia Danny. E tu te ne libereresti dopo tutti questi anni? Ma non lo so. Quel suo fascino lo ha sempre. Noi lo chiamavamo il suo potere occulto, ti ricordi? Se mi ricordo sento ancora un crampo allo stomaco soltanto a pensarci, e tu? No. Ah, dimenticavo, gli schiavi non sono autorizzati a sentire nessun crampo, vero? Io non sono il suo schiavo. E allora perché resti qui? Ma come sarebbe perché resto qui? Io vivo qui, questa è la mia casa. E poi, lei ha bisogno di me. Stai aspettando che muoia? E che ti lasci tutto il malloppo? Questo sarebbe coraggioso e ti ammirerei. Ha qualcosa di meglio da fare col suo denaro che lasciarlo a me. Diamine, e allora perché non la pianti? E dove andrei? Ma come sarebbe a dire dove andrei? Dove vanno tutti quanti? In giro, amico, c'è il mondo intero che ti aspetta. Ecco dove andresti, imbecille che non sei altro. È per questo che sei tornato? Per i suoi soldi? È sveglia per caso? No. Posso correre di sopra ed entrare all'improvviso urlando in camera sua come una volta? Fa pure. Wiley, ora dorme nello studio per evitare le scale. Luke. Gli spiccioli. Dove hai preso questo ricordo di famiglia? Lo ha perso lei in negozio. Durante quell'attacco, credo. Volevo usarlo come scusa per venire a fare una visita. Per vedere se ero sempre vivo?
Ma di che stai parlando? Dei gatti, Carol. Sto parlando di una casa piena di gatti. E tu mi ci hai mandato sapendo che effetto mi fanno. Io non sapevo niente di quei maledetti gatti. Come? Lei ti parla del suo principe azzurro, del suo testamento, ma non ti accenna nemmeno che tiene in casa un esercito di gattacci. Credi che ti avrei mandato in quella casa se avessi saputo che era piena di gatti? Dopo il lavoro che mi è costato, avrei mandato tutto all'aria. Io penso che si libererebbe dei gatti se qualcuno glielo chiedesse. I gatti hanno 7 vite. Credevo che questa fosse una favola. Come quella dei gatti che succhiano il respiro dalla bocca dei bambini. I gatti non si devono mai prendere alla leggera, Carol. Dipende solo dal fatto di essere un topo o un uomo. Non trovi? Mi dispiace. Tu hai fatto del tuo meglio e lo hai fatto anche bene. Ma la risposta è sempre no. Io non ci metto più piede in quella casa, anche se quei soldi mi fanno gola. Non che li desideri particolarmente. C'è qualcosa di osceno nel desiderare troppo il denaro. Però mi piace spendere. Wiley. La risposta è sempre no. Se la mattina c'è il sole, lei spesso va a sedersi nel parco che è davanti alla casa. Ti ha raccontato anche questo. Se tu andassi lì ad aspettarla... Comincia a credere che tutto questo sia in realtà un complotto fra te e la zia Danny. Spero che ci sia il sole domani. Stai facendo lassù, Luke? La pioggia ha rovinato le tende e devo cambiarle prima che marciscano. Sei pronta per andare al parco? Oggi non ho voglia di uscire di casa. Il dottor Mills si arrabbia con me se non prendi un po' di sole. Anche qui c'è il sole. Ci sedevamo qui con Wiley. Lui metteva i piedi nell'acqua. Era limpida allora. Scusami, sono un po' nervosa stamattina. Credo che tu abbia bisogno di aria più che di sole. Perché è tornato per poi sparire di nuovo? Perché? Per quale motivo si è comportato così? Lasciami sola. È un momento troppo bello. Un sogno. Io ti vedo spesso in sogno, Wiley. E così come sono? Ti sei fatto bellissimo. Ah, circondo di assidue cure la mia persona. Si vede.
Te la passi proprio bene? Anche se fosse così, non mi sognerei di restituirti i soldi che ti ho rubato. Tu non li rubasti. E come fai a saperlo? Dove sei stato, Wiley, tutti questi anni? Beh, in posti caldi. Dicono che la morte è più facile nei climi caldi. Anche la vita. Wiley, sei tornato per restare? Quei gatti. Quei maledetti gatti. I miei gatti? Non ci farai mica le orge, vero? Wiley! Ah, ho capito. Sono araldi del demonio. Poi arriva lui e vi abbandonate alla scive, abominevoli messe nere. Oh, tu sai dire le cose più raccapriccianti, eppure riesci a scaldarmi il cuore. E va bene. Allora perché li tieni? Perché? Ma perché mi piacciono, è tutto qui. Possono piacerti anche senza bisogno di infestare tutta la casa, no? Io non avevo questa intenzione. Li ho trovati in casa a un tratto. E aumentano, aumentano. Non so mai da dove vengano. E perché li fai restare? Tu eri scomparso. Luke non era degno del tuo posto. Lui ci sperava tanto. E ho dovuto trovare altri eredi. Avresti intenzione di lasciare i tuoi soldi a quei gatti? Comunque è per loro che sono sparito ieri. E non ho nessuna intenzione di tornare. Tu lo sapevi di questo? Di che? Della sua paura. E lo hai fatto entrare in camera mia senza neanche avvertirlo. Pensavo che fosse cresciuto abbastanza. Mi dispiace. Insomma, non lo hai avvertito. Ho detto che mi dispiace. Sul serio, Wiley. Lo sai. Io ti perdono. Beh, allora me ne sbarazzerò subito. Come? Luke se li metterà in macchina e li porterà in qualche posto. Un posto molto lontano. D'accordo. Liberati dai gatti e io torno in famiglia. Ma presto. Non sparirai di nuovo? Aspetterò qui. No, no, è vicino alla siepe. Così vedrai passare la macchina e capirai che puoi entrare. Andiamo.
Possiamo entrare adesso. Possiamo? Io starò in una stanza di sopra. Lei non sale mai. E hai intenzione di restarci? Solo finché non avrà rifatto il testamento e io l'avrò visto con i miei occhi. Tu non ti fidi di me? O hai paura che io non arrivi fino in fondo? Io non ho paura di niente, Wiley. Il signor Goldfield? Grazie per avermi richiamata. Ho deciso di fare un altro testamento. Non hai sentito? Voglio diseredare i miei gatti. Lascia tutto a Wiley. Voglio che tu sia qui entro un'ora. Impossibile è una parola che non ti ho mai sentito pronunciare. Ma io voglio farlo oggi, Henry. Sono anni che aspetto questo giorno. No, oggi. Ma non voglio il signor Bendix, non voglio il tuo tirapiedi. Voglio te. Ah, va bene, ma mandalo subito. Si può arrivare alle scale senza passarle davanti. Quando arriva il segretario del notaio? Sì, amore, ha chiamato l'avvocato e fra un'ora detterà un testamento nuovo di zecca a favore del sottoscritto. Questo dove l'hai preso? Qualcuno l'ha lasciato nel parco. Hai assistito alla telefonata? Era un giovanotto? Wiley, ascolta, va su e sta con lei. E non la lasciare quello finché la era mio fratello, era Luke. Wiley, voglio che tu sia presente quando lei detta il testamento. Wiley. Wiley, smettila. Wiley! Smettila. Io lo facevo sempre di saltar fuori dagli angoli bui. E tu strillavi con un brivido di gioia. Comunque, se questi scherzi non ti piacciono più... È solo che ho perso l'abitudine, tutto qui. Wiley, non c'era
un piccolo brivido di gioia nel mio grido. Era il grido meno gioioso che abbia mai sentito. Sono l'avvocato Bendix. La signora mi sta aspettando. Vuole svegliarla proprio ora che dorme? Il titolare del mio studio legale, il signor Goldfield, mi ha detto che... Oh, è arrivato il signor Bendix. Bendix! Avvocato Bendix. Bendix? Bendix. Oh, beh, se lo dice lei. Entri, signor Bendix. Grazie, molto gentile. Esattamente pronto. Glielo rileggo per la precisione. Sì, faccia pure, signor Bendix. Lei rinnova il contratto a beneficio di suo nipote Wiley. Infatti. Che al lato della sua firma è... testimoni, diviene l'unico erede della sua fortuna. Ma vuoi che ti scopra? Dunque, il presente atto invalida ed annulla il precedente. Redatto in data 15 luglio del corrente anno. Allora, il presente atto invalida ed annulla il precedente. Non ci sono altri beneficiari, vero? No. Bene. Wiley, mancano solo un paio di minuti. Scusa, zia, ma preferisco uscire a fare due passi. Resta. Ci può servire la tua firma? No, non sarebbe valida. È l'unico beneficiario. Comunque il testamento deve essere messo nella debita forma e poi firmato in presenza di almeno due testimoni. Secondo quanto prescrivono le leggi in California. Basta che ci informi quando verrà allo studio. Io non vengo mai in città. Tranne che per andare da Belmondo. Torni lei qui nel pomeriggio. Oggi è impossibile. Come minimo credo che potrà essere pronto per domattina. E porti lei i testimoni. Prego. Signore. Signore. Hai detto qualcosa di Belmondo? Sì, è bello il mondo, no? È meglio che l'accompagni alla porta, zietta cara. Qualche domanda? Ebbene? Se mia zia morisse appena il testamento è diventato valido... Lei diventerebbe ricco. Mi lasci finire di parlare. Mi scusi. Con quel denaro potrei fare quello che mi pare. Qualsiasi cosa. Che succederebbe se io crepassi prima di essere riuscita a spenderlo tutto? Beh, se non avesse avuto l'accortezza di fare testamento anche lei, andrebbe naturalmente al suo parente più prossimo, ma sarebbe meglio... Insomma, questo nuovo testamento non dice che la zia potrebbe uscire dalla tomba e ridare i suoi soldi ai gatti. Oh no, i gatti sono esclusi per sempre. Lei dice? A meno che a sua zia non capitasse qualcosa stanotte. Questo che significa? Ecco, io volevo dire che finché questo testamento non è firmato dalla signora e da due testimoni, rimane valido quello precedente, secondo le leggi della California... Nessun'altra domanda. Presento Miss Lancaster. È venuta per ammazzare la zia Denny.
Devo mettere un coperto per lei stasera? No, preferirei che la zia non sapesse di avere un ospite in casa. Non vorrei mica tenerla qua giù, vero? Nella stanza dei giochi. La zia non va mai di sopra, giusto? Va a prepararla, ti dispiace? Ma sei pazzo? L'ha capito che stavo scherzando. Ti avverto, Wiley. Non voglio veder fallire questa faccenda per colpa del tuo macabro senso dell'umorismo. Tu hai bisogno di un bagno caldo. Preparo la vasca per tutti e due? Torna subito da tua zia e tienile compagnia. È soltanto per questo che sei qui. Le farò fare un giro nella serra, così tu potrai salire di sopra. Fallo da sola il bagno. Quante di queste crisi riuscirà ancora a superare? Comunque non molte. Come ti ho detto l'altro giorno, 2/3 dei suoi polmoni sono atrofizzati. 2/3, capisci? Beh, se non di più. Liberarsi di quei gatti è stata una buona idea. Vedi, piano piano si dilatano e si lacerano. Sto parlando degli alveoli, non dei gatti. L'accompagno alla porta. Dovrebbe dormire per qualche ora. Se non lo fa, dalle un paio di quelle pillole. Non più di 2, mi raccomando. Tu hai il mio numero di telefono. Se c'è qualche imprevisto, chiamami. Ciao, Luke. Arrivederci, dottore. Dov'è mio fratello? La zia sta meglio? Credo che se la caverà. Vuole Wiley. È nel bagno. Ho imparato a farlo quando ero a Venezia. Il mio tempo record è di quasi 2 minuti. Andavo a trovare una bellissima contessa che aveva la debolezza di prestarmi sempre un sacco di soldi. Devo averti scritto di lei, no? Comunque, il marito aveva la brutta abitudine di bussare improvvisamente alla porta della camera, il che mi obbligava a calarmi nel canale che passava sotto le finestre. Sono diventato un sub mio malgrado. La zia vuole che tu vada a sederti accanto al suo letto. Non posso, sono bagnato. In che stato è? I suoi polmoni stanno partendo del tutto. Sta tranquillo, non ti farebbe mai lo sgarbo di morire in tua presenza. Né prima di aver firmato il testamento. Vi ha fatto unica erede, Luke. Lo sai cosa significa per te? Cerco di non pensarci. Asciugami la schiena, per favore. Che diresti se ti dessi il 50%? Direi grazie. Più forte, per piacere. Direi grazie. Dicevo la schiena, salame. A proposito di soldi, sarà meglio che porti Miss Lancaster fuori per il resto della giornata. Non possiamo rischiare che la zia la veda, no? L'unico problema è... Io non ho un soldo. Ah. Però hai sempre la chiave della sua cassetta. Luke, non ti ho mai ringraziato per i soldi che hai rubato per me. Non l'ho fatto per i tuoi ringraziamenti. Già, tu aspettavi che io ti chiamassi. Appena conquistati il mondo... È inconquistabile, sai.
Prendo un anticipo sull'eredità. Ha intenzione di uscire? Sono secoli che non posso permettermi di passare una serata come si deve con una ragazza. Oh, ma proprio il primo giorno del tuo ritorno. Tu dovresti essere a letto, tesoro. Hai un aspetto orribile. E io che credevo di essere desiderabile. Ti prego, Wiley, resta un pochino, soltanto un pochino. E perché? Ecco, io ho paura di addormentarmi. I miei sogni sono così strani. Dillo a Luke di farti compagnia. Lui non ha di meglio da fare. E che ne sai che anche lui non voglia passare una serata con la sua ragazza? Luke ha una ragazza? E come? Lui la chiama piccioncino mentre stanno facendo... Vuoi dire mentre fanno l'amore? E tu come lo sai? Oh, ascolto di nascosto. Non mi dire. Lui la porta in casa quando crede che io dorma. E poi vanno a fare quelle cose nella serra, al chiaro di luna. E tu li vai a spiare. Avrò il diritto di sapere chi c'è in casa mia e cosa fa. Sei una vecchia sporcacciona. Oh. Hai una mano molto calda. Per una zia. Wiley, come ti permetti? Come mi permetto cosa? Tu dimentichi che io... Non dimentico niente. Sai, tu magari non ci crederai, ma io ricordo ancora mia madre. E anche la governante, che si divertiva tanto a dirmi che la povera mamma era morta di crepacuore. Ci vediamo domattina, tesoro. Vattene, lasciami in pace. Chiamami se hai bisogno di me. Bisogno di te? Guarda, non ti illudere, io non avrò mai bisogno di te, mai. Chi può dirlo? Io ti odio, Luke. Lo so. Vuoi che ti prepari per dormire? Va via. Spero tanto che ti ammazzino. Di chi stai parlando? Dei tuoi polmoni. Di che cosa credevi che stessi parlando? L'aria felice e sempre sincera. Ho deciso di lasciarmi andare, se deve succedere. Ecco, brava. Ma cos'è che deve succedere? Sembra che mi stia innamorando di te.
Secondo me il cinema francese ha cominciato il suo declino da Marienbad in poi. Ma non sarebbe ora che smettessi di parlare di suicidio e cominciassi a passare all'atto pratico? Il mio psicanalista dice che sono un uomo sessuale tardivo. Io gli ho detto, meglio tardivo che mai. Però è simpatico qui, vero? Hai una sigaretta? Capiti a proposito. Si dà il caso che abbia incontrato un mio amico di Tijuana. Non è la mia marca. Da queste parti? Che sta cercando questo? Sta cercando il cesso. Da quella parte, tesoro. Grazie. Sono le gambe di Muriel. Dai, vieni qua. Hai l'aria di un cadavere appena imbalsamato. Di un po' sei solo? Disperatamente. E quel rapace notturno si è poi dimostrata all'altezza della situazione? Una delle tante belle ragazze piene di curve giuste e idee sbagliate. Io sono pronta a riprenderti. Sì, in questo momento non sai dove andare. Hai mai cercato di curare questo tuo patologico bisogno di comportarti come un essere umano? Ti amo tanto, Wiley. Lo so. E ti ringrazio tanto. Vuoi tornare con me? Beh, è che quella non ha ancora finito di succhiarmi il sangue. Non c'è bisogno che tu mi racconti bugie, Wiley. Controlla con i tuoi occhi, tornerà da un momento all'altro. Come? L'hai portata qui? Soltanto per farmi dispetto? Dentro. Sei tu! Lasciacelo. Ci sono dentro quelle sigarette. Io ho già fumato abbastanza. Io no. Voglio arrivare sulla luna. Ci siamo già sulla luna. Wiley, andiamo là dentro. Perché? Perché no? Giusto. Va avanti tu. Io vado a dare la buonanotte al tuo giubbotto.
hai fatto? Wiley. Sì. Domani, quando lei firma il testamento. Chi è che firma il testamento nuovo? Una vecchia signora sulla sedia a rotelle. Perché non cambi idea e l'ammazzi qui nella vasca, al chiaro di luna? No. È un modo molto più simpatico che chiuderle il tubo dell'ossigeno. Anche più umano. Bisognerebbe pensarci seriamente. Lo sai perché tanti colpi geniali falliscono, Wiley? Perché qualche idiota cerca di migliorare il piano originario. Andiamo a far colazione a Sausalito. Non vorrai sul serio che mi prenda una polmonite e me ne vada all'altro mondo, vero? Ricordati che non l'ho ancora firmato il testamento. Io ti ci avrei portato dopo la firma. È questo che stai cercando? No. Anzi, volevo restituirtelo. Davvero? Me l'ha dato la tua estetista di Belmondo. Non avevo idea che vi conosceste. Non te l'ha mai detto? Avrebbe rischiato di far fallire il suo piano. Esiste un piano? Non è così. Ti ho già detto molto più di quanto so. Verrò ammazzata sulla mia sedia a rotelle. Nella tua tenda a ossigeno. Deve essere la persona che porta il testamento. Resta qui. La porta la apre Luke. Questo tono di voce con me lo puoi usare quando vuoi. Ma non lo fare mai sul serio. Non mi diverte più. Intesi? C'è il signor Bendix con i testimoni. Falli accomodare nel salotto. Wiley. Sì, tesoro. Per te questo è solo un gioco, vero? Mm.
Buongiorno, signore. Questi sono Miss Monahan e il signor Willoughby del nostro studio. Partenza! Cosa c'è? Mi è sembrato di vedere qualcosa lassù, alla finestra. Quale finestra? Della mia camera. Sembrava che fosse una donna. C'è ancora? No. Si è ritirata appena l'ho vista. Era vestita per caso con un lenzuolo bianco? Non era un fantasma. Eccolo di nuovo. In altre parole, è meglio che vada a vedere. Probabilmente era Luke. Su, al parco, Principe Azzurro. È meglio che vada a vedere. Accertarmi se ha firmato il testamento. Ti può vedere, cretina. Mio Dio. Thank you.
Dov'è? Dov'è? Oh, tu non devi alzarti da questo letto, Daniel. Per nessuna ragione al mondo. Quel ragazzo se la caverà, sta tranquillo. Non è scappato. Con quelle contusioni e le costole rotte? No. Voglio dire, Wiley, dov'è? Lo abbiamo portato in casa e lo abbiamo messo a letto. Tu adesso cerca di stare tranquilla, Daniel. Ha tentato di salvarmi. Sì. Gli ci è voluto un gran coraggio. Tanto coraggio. Certo. Oh no. Chiamalo. Stai calma, Daniel. Ascoltami. No, ascoltami tu invece. Ti ho dato un sedativo un po' energico. No. E ti ordino di non resistere. Vai a chiamarlo. Abbandonati ai sogni. Oh no, io non voglio, mi uccideranno. Nessuno è stato mai ucciso dai sogni, Daniel. Su, avanti, chiudi gli occhi. Prego, non andare via. Io non voglio sognare. Non voglio sognare. Cosa ci fai fuori dal letto? Non devo farle compagnia. Hai preso le pillole che ti ho dato? Sì, le ho prese. Allora torna subito a letto, prima di crollare svenuto sul pavimento. Da un'occhiata a mio fratello prima di andare via. Ah, è tuo fratello? Sì, Wiley. Oh, lui sta bene. Gli ho dato un rilassante muscolare. Sai, in uno stato catalessico i muscoli diventano rigidi e bisogna rilassarli perché possa tornare alla sensibilità e la coscienza e per poter beneficiare del sonno. Intendiamoci, la sua non è una vera catalessi. Ah, no? No, è solo apparente. È paralisi da terrore, paralisi rigida da paura. Come ho detto a quella signorina. A chi è, a proposito? Un'amica di famiglia. In tutta la mia carriera ho avuto a che fare solo con un altro caso del genere, però provocato dalla claustrofobia. Si trattava di una ragazza sana e robusta. Rimase chiusa per caso in uno stanzino, soltanto per mezz'ora, vada bene. Eppure quando la tirarono fuori era rigida come un cadavere. Era viva, ma più morta di... Insomma, le somministrai tutti gli stimolanti conosciuti dalla farmacopea. Ma fu inutile. Morì. Morì letteralmente di paura. Hai una faccia spaventosa, torna a letto. Dove stai andando? In camera di tua zia. Per chiuderle l'ossigeno? Per vedere il testamento. Lo ha firmato. Voglio vedere con i miei occhi. Beh, va bene. Te lo porto io quel maledetto testamento. Io vengo con te. Aspetta nella stanza dei giochi. No, vengo con te. Aspetta nella stanza dei giochi. Non sono entrato. Ho sentito un gatto. In camera sua? Forse.
Stai mentendo. E se fosse vero? Se fossero tornate quelle bestiacce? Potrebbero essere qui, intorno alla casa, che cercano di entrare. Dammi quella chiave, Wiley. I gatti non ti permetteranno mai di ucciderla, Carol. La vuoi smettere? Cominci a crederci anche tu. No, per l'amor del cielo, mi imbestialisce che tu creda veramente a tutte queste stupide superstizioni. Sì che ci credo. Tutti ci credono, no? È il prezzo che si paga per appartenere a una razza che non è sempre stata umana.
No, morirà nello scantinato con i gatti che gli passeggiano addosso. Voglio che muoia nello stesso posto in cui ti ha obbligato a fare l'amore con lui. Luca, forse è meglio aspettare. Almeno pochi giorni, finché non la seppellirà. Sei impazzita. Se lui esce dallo stato catalettico... Ma con tutti e due che muoiono quasi contemporaneamente. Tu che sei l'unico erede, potrebbe sembrare... È proprio per questo che funzionerà. Chi mai sospetterà che io abbia avuto l'ingenuità di fare una cosa simile? Sì, ma la polizia non ti conosce per niente. E perché dovrebbe entrarci la polizia? I polmoni della zia hanno finalmente ceduto. E Wiley è morto dalla paura. Il dottor Mills lo confermerà. I gatti mi impediranno di ucciderla. Come sarebbe? Non ci si libera di loro. E come diceva sempre lui. Sono stato io a riportarli qui, lo sai. Uno no, è quello che ho visto da Belmondo. E va bene, lo farò io. Carol! Il recipiente è sotto il sedile. Il polmone per farli tornare in cantina. Thank you.
mi ha portato qui lui. Per sicurezza, così ha detto. Si è sempre divertito a farci i suoi scherzi. I suoi scherzi macabri. Non lo toccare. Telefona al dottor Mills. Sul certificato di morte scriverà che è stata una disgrazia. Beh, che stai aspettando? Telefona al dottor Mills. Non alla polizia. E perché dovrebbe entrarci la polizia? Non venire, Wiley. Ci sono gatti dappertutto. Lo so. Dappertutto. Wiley. Wiley. Non ho nessuna intenzione di restare, zia. Voi ci siete costretti. Tutti e due. Sono cose che capitano, Luke. È la vita.